Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Tornano all'opera gli Angeli del Bello, la fondazione Onlus che nasce nel 2010 con l'idea e l'obiettivo di salvaguardare la bellezza della città di Firenze, curarne gli spazi pubblici, giardini, parchi monumentali, strade e piazze, allargandosi negli anni anche in provincia, dove hanno trovato l'aiuto delle amministrazioni con le quali hanno collaborato in diverse attività. Anche in questo mese di maggio gli Angeli del Bello sono scesi in piazza a Firenze. I 2000 volontari hanno dato una mano, un tocco di vernice, una ripulita strade e piazze del capoluogo toscano. Tra chi dichiara guerra ai graffiti, chi affronta palazzi storici recuperandone il valore, chi fa battaglie politiche armato di bombolette e spray, gli Angeli del Bello per il secondo anno hanno invitato tutti a riflettere per un'intera settimana sulle ricchezze che ci circondano, invitando tutti a rispettarle e a fare qualcosa di concreto per mantenerle nel loro splendore. In fondo è l'obiettivo degli Angeli del Bello, promuovere l'educazione al senso civico, al rispetto e alla salvaguardia della città di Firenze. È tornata così la Settimana del Bello, un'occasione per rinsaldare il legame tra città e tanti volontari che ogni giorno scendono per strada e nei giardini di Firenze per ripristinare pulizia e ordine. Il tema del recupero del tessuto urbano è stato riproposto in questa seconda edizione. Dopo l'esperienza di Piazzetta dei Tre Re, dove una piccola piazza dimenticata dietro Piazza della Repubblica è stata ripristinata a cura della Fondazione, quest'anno gli Angeli si sono occupati della zona di Piazza San Simone, area ubicata nei pressi di Santa Croce, molto frequentata da residenti e turisti. Altro scenario dove hanno lavorato gli Angeli del Bello quest'anno è stata la scuola primaria Fanciulli in via Policarpo Petrocchi, dove hanno coinvolto i piccoli angioletti, gli alunni di questa scuola per tinteggiare gli spazi e rendere tutto ancora più bello e accogliente. Poi è stata la volta degli alunni del liceo scientifico Leonardo da Vinci, che sono stati aiutati dagli Angeli del Bello per il recupero dell'area esterna della scuola. Un lavoro avviato nel corso dell'anno scolastico con la massima collaborazione della scuola e una partecipazione attiva e importante da parte dei ragazzi e degli insegnanti. E poi ancora è stato riqualificato il parco dell'Albereta, colpito lo scorso 1 agosto da un violento nubifragio. All'Albereta hanno partecipato attivamente i richiedenti asilo che hanno spesso collaborato con gli Angeli del Bello. Sono stati presentati progetti che si occuperanno per l'appunto dell'accoglienza dei richiedenti asilo in città, per la cura della città e delle sue aree verdi. Per un'intera mattinata gli Angeli del Bello sono stati affiancati da volontari d'eccezione, il sindaco Dario Nardella e tutta la giunta comunale. Silenzio! Silenzio! Allora, raschiare leggermente il muro per andare a allentare la scritta. Sì. Dopodiché ogni pezzo di muro ha la sua base, il suo fondo. Andiamo a dargli il fondo, cioè sono quattro colori diversi.
perché poi dopo si va tutto a invecchiare e facciamo il passo, se no vengono le nuova pagina anti dove sono le telecamere? Datemi una telecamera. Bisogna dare un po' di donazioni alla fondazione Angeli. Bravo, bravo. Gli angeli e le persone. Come noi siamo generalisti. Facciamo un appello a tutti coloro che ci vedono. Fate una donazione alla Fondazione Angelo del Bello, perché sono 2000 volontari, ma poi bisogna comprare le attrezzature, i guanti, e quindi è fondamentale avere un po' di risorse. Poche o tante che siano, l'importante è darle con il cuore e con convinzione. Quindi un appello accorato, aiutate la Fondazione Angeli del Bello, perché loro sono i nostri angeli custodi. Non bisogna levare la testa, vero? Basta solo... Un gruppo di volontari della fondazione ha accompagnato la giunta del comune di Firenze, che armata di tute, pennelli e guanti è intervenuta in via delle Seggiole, angolo via Pandolfini, vicino al Duomo, per rimuovere alcune scritte presenti sui muri della strada. È stato un momento di partecipazione attiva di tutti, un segnale concreto nella lotta al degrado. La giornata contro il degrado è cominciata con la rimozione di una lunga fila di auto parcheggiate in divieto di sosta proprio contro il muro che doveva essere ripulito. Dopodiché gli angeli del Bello hanno trovato un aiuto nel sindaco di Firenze Dario Nardella, il vice sindaco Cristina Giachi e la giunta comunale, ma anche il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni è arrivato in centro a dare una mano. Solventi, spazzole, strofinacce alla mano, gli angeli del Bello si sono dedicati ai muri di via delle Seggiole a due passi da Palazzo Vecchio. Un'azione il cui valore sta anche nell'esempio di chi mette in pratica il suo amore per la città in cui vive. Interventi nei quali non si lascia nulla al caso, è un buon esempio che vuole essere contagioso per tutti, per residenti e turisti di questa meravigliosa città.
Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.